A Montella scattano le ronde a seguito anche di una serie di furti che hanno preoccupato la comunità da un mese e mezzo a questa parte. La risposta è l'organizzazione di alcune ronde formata soprattutto da giovani. Perché questa risposta? Inizio col dire che noi non siamo vere e proprie ronde, siamo un gruppo di oltre 30 persone che si aggira la notte per cercare di calmare o cercare di calmare questa situazione, questa anomalia. Quest'ondata di furti che da inizio anno ha investito il nostro paese. Ma come ha preso la comunità questa iniziativa? Certamente a Montella questa vostra azione è conosciuta. È conosciuta e molti apprezzano questo gesto di questi uomini. Perché siamo oltre 30 unità che ci muoviamo, alternati, e la comunità montellese apprezza questo gesto anche perché questo è volontariato e cerchiamo di tenere sicuro il nostro paese. Volevo un attimo dare un'informazione ai nostri telespettatori, perché è una questione di sicurezza, è una questione di privacy. Noi non facciamo, non mostriamo il volto della persona che stiamo intervistando, quindi potete capire anche il perché. L'amministrazione comunale conosce questa vostra iniziativa? L'amministrazione comunale sa di quello che noi stiamo facendo senso ci appoggia e non ci appoggia, anche perché per legge la ronda è vietata, ma noi, ripeto, non siamo una vera e propria ronda, però circoliamo di notte e nessuno ce lo può vietare e cerchiamo, ripeto, di tenere il paese al sicuro. Quindi in buona sostanza voi di notte, rinunciando certamente credo a questo punto al riposo, vi aggirate per le strade di Montella cercando un po' di scongiurare e quindi un po' allontanare eventuali azioni che ci possono essere nei confronti dei cittadini di Montella. Ma le forze dell'ordine in tutto questo? Le forze dell'ordine sono a conoscenza di tutto ciò e ovviamente non possono fare in modo che noi insomma, di notte non giriamo perché, ripeto, non ce lo vieta nessuno. Sicuramente non sono favorevoli anche perché creiamo movimento alle 3, alle 4, alle 5, fino alle 6 di mattina nel paese e questo ha spaventato all'inizio un po' la popolazione perché non tutti erano a conoscenza di questa iniziativa. Però sembra che da 15-20 giorni la situazione si sia placata e i cittadini montellesi riescono a riposare, visto che ultimamente non si faceva più. Continuiamo la nostra chiacchierata con i giovani di Montella, con alcuni giovani che hanno deciso di dedicarsi, tra virgolette, alla difesa della propria comunità e siamo passati ad un'altra persona che per motivi di riservatezza lasciamo da parte il proprio nome.
Però vogliamo dare un messaggio, un ulteriore messaggio alla comunità di Montella, facendo capire che il paese, nonostante tutto, di notte, è ancora vivo. Certo, sicuramente noi non siamo degli eroi, non vogliamo fare gli eroi perché non siamo nelle capacità di fare gli eroi, ma noi siamo lì e ci siamo in tutte le ore, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, siamo in tutte le ore, ci sono uomini, ci sono donne. E quindi vogliamo solo dire a questi malviventi che comunque noi ci siamo, quindi è meglio stare attenti. Quindi in buona sostanza si sono unite al gruppo anche delle donne e questo è un segnale di grande attenzione ma anche di grande disponibilità. Ma in tutto questo le vostre famiglie che cosa pensano? Ma sicuramente qualcuno è anche contrario. Perché comunque è sempre un figlio o sempre una figlia, però dormono sicuramente più sereni sapendo che qualcuno gira e qualcuno anche ci chiama per dire stasera passerai sotto casa, mi controlli casa, passi, non passi, e quindi penso che siano più sicuri, si sentano più sicuri. Quindi chiudiamo questa nostra chiacchierata ricordando che questi giovani uomini e donne stanno sorvegliando, cercando di dare una mano soprattutto alle forze dell'ordine per quanto riguarda la sorveglianza a Montella. Ma credo che i cittadini e la comunità di Montella debbano considerare soprattutto un elemento, che ci sono dei giovani soprattutto attaccati a questa comunità, che stanno sacrificando qualcosa di personale in favore della propria comunità. Poi ognuno può farsi le opinioni più disparate su questo elemento, però resta una caratteristica di fondo di questa azione, che ci sono dei giovani che attaccati alla propria comunità stanno dando qualcosa di personale.